Tipo così. Allora, non ho fatto le tab perché è una cosa così un po' estemporanea. Ho sempre voluto fare quest'intro, sempre. Quando mi è capitato di dover suonare questa canzone, sono gli accordi che sono pochi, quindi si fanno facilmente. Ma l'intro, quindi stamattina l'ho voluto vedere. Allora abbiamo Re bemolle major 7, quindi sappiamo nella posizione tipo questa forma qua minore. E ci mettiamo qua la tonica come se fossimo in la minore e ci mettiamo la tonica del fa, ok? Quindi possiamo dire fa minore basso re bemolle, se vogliamo. Questo è fa minore basso re bemolle. Però qual è la particolarità? Che la prima parte dell'indice qua, la prima falange, non è dritta, ma è un po' curva, quindi va a prendere la settima maggiore di questa nota qua, di questo basso. Ok, quindi va a prendere questo, quindi l'indice è un po' obliquo. Quindi questo è il primo trucchetto. Poi comincio basso e canto insieme. Ok, e poi vado ad arpeggiare fino alla quarta corda. Bene, poi seconda cosa. Devo andare prima indietro il medio di un semitono, da dov'è? Subito dopo arriva il basso, sempre sulla sesta corda, ma un semitono dietro. Quindi lento. Poi prendo il Si bemolle, undicesimo tasto e il Do all'ottavo, seconda corda, prima corda. Ok, quindi. Fa minore. Quindi la tonica sulla quinta corda, inizio ad arpeggiare dalla seconda corda. Poi quarta corda. Terza, seconda. Ok. Vado indietro di un tono, Mi bemolle. Però faccio sentire le prime corde, perché adesso in Fa minore facevo sentire la seconda corda come nota più alta. Andando indietro, vado al Mi bemolle minore, faccio sentire la prima corda, la tonica. È sempre quinta corda, Mi bemolle. Poi devo andare sul La bemolle 7. Ok, non lo faccio restando in questa posizione così, ma vado qua al quarto tasto e suono. Sì, faccio. Si deve sentire tonica e poi la settima bemolle, settima minore. Quella che dista un tono dalla tonica. Ok, quindi andiamo avanti ancora un pezzettino, poi ripetiamo tutto. Re bemolle major 7, tonica sulla quarta, arpeggio basso e prima corda insieme, e poi dalla terza corda. Scusate, stavo leggendo la misura prima. Così, l'ottavo, due sedicesimi, ma il secondo sedicesimo è legato a un altro sedicesimo, quindi abbiamo ottavo, sedicesimo, ottavo. E un altro ottavo. Vado indietro con la forma dell'accordo di Do settima, la forma che conosciamo, quella facile, quella che arriva dalla forma di La settima, qua in prima posizione. Prima arpeggio le prime tre corde, arpeggio, scusate, suono insieme le prime tre corde, poi arriva il basso della tonica, quindi del Do. E poi suono prima corda e prima corda, Sol, Si bemolle, Do.
Ok, questo a me è venuto un po' difficile perché veniva da ricontinuare, da continuare a fare lo stesso arpeggio, quindi da re bemolle. Mi veniva da fare così, che volendo si può fare così, non è che... Però io lo stavo leggendo lo spartito, insomma, ed è così. Quindi non l'ho tirato giù l'orecchio, l'ho letta. Quindi rifacciamo tutto fino qua. Ah no, mancava un pezzettino, scusate, mancava dopo. Fa minore e fa minore, dodicesimo, quindi fino a qua è così. Andiamo avanti, la seconda parte è più semplice. Prendo la forma di do, ho messo il capotasto qua. Quindi faccio la forma di Do, che però è Re bemolle, e suono. Prima Bo, prima settima maggiore. E poi vado indietro di un semitono. Stessa frase, ma a vuoto perché abbiamo il Fa. Ok? Sì. Sempre corda a vuoto il Mi bemolle con queste due note che suonavo prima che le mettevo le toglievo, quindi no, qua sul Do no, metto, tolgo solo l'uno. Sul Fa minore metto e tolgo queste due. Quando vado al Mi bemolle, poi porto avanti queste due note. Faccio un quarto. Qua lo spartito dice prima questo e poi il basso. Quindi sarebbe. E di nuovo una frase simile. E poi abbiamo questo Fa minore, la forma di Re minore portata avanti. Poi togliamo, beh no, lui fa questo qua, togliamo tutto. E si può fare un armonico qua, oppure anche questo. Quindi lo rifaccio ancora una volta così mi alleno. Lo faccio lento così magari lo facciamo insieme. 1, 2, 3, 4. Non fa niente. Occhio che è molto più veloce. Così o forse anche più veloce. Va bene, allora mi sono allenato e intanto spero che a qualcuno sia utile questo mio allenamento. Se riesco magari faccio anche la tab, poi la metto come link in descrizione da andare a seguire, però non la metterò adesso col video perché ho detto è una cosa un po' così estemporanea, non avevo in programma di farlo. Ciao, buona musica.